Latina Quotidiano TV in collaborazione con Independent Web oggi incontra il professor Quattrociocchi. Siamo nella sede dell'università, della facoltà di economia a Latina e il piacere di ascoltare un illustre professore che ha dato importanza ad una facoltà e ad una città nel giusto merito. Professore, qual è il suo successo? Come accade per gli chef? Ci sono una serie di ingredienti che danno il risultato finale, ma se poi ad uno chef gli si chiede qual è la ricetta o i componenti di questa ricetta, non sempre ci viene data, anzi veniamo messi fuori strada. Qual è la ricetta di questo successo della Facoltà di Economia Latina che è rinomata in tutto il nostro paese, in tutta Italia e anche all'estero? Ma se è successo si può parlare, devo dire che è frutto di un lavoro di squadra. Non c'è mai una sola persona che ha tutto il merito. Io devo dire che ho trovato un ambiente molto molto favorevole all'interno dell'università. Ho trovato le istituzioni dell'università, il magnifico rettore. Eugenio Gaudio, a cui va il mio ringraziamento, ma anche il preside, il professor Ciccarone, che ha insegnato qui in questa facoltà. Ma poi soprattutto ho trovato tanti collaboratori che hanno messo come me la mia stessa passione e lo stesso orgoglio per la nostra facoltà. E poi, ultimi, ma non ultimi, tutti i professori e gli studenti. Diciamo che il vero valore aggiunto sono tutti i miei colleghi che ogni giorno si impegnano per fare una buona didattica e tutti gli studenti che ogni giorno si impegnano per fare degli ottimi studenti. Non c'è un segreto, c'è tanta volontà e tanta passione. Di solito gli studenti di Latina andavano fuori a studiare ed erano sempre fuori sede. Mi sembra, mi dia conforto su questo, che noi invece accogliamo studenti che vengono da fuori e che per la prima volta abbiamo noi dei fuori sede come facoltà. Sì, devo dire che questa è una cosa che ha dato grande attenzione, grande lustro a Latina, perché per la prima volta noi abbiamo fatto quasi il più 20% di iscrizione, anzi abbiamo avuto più iscrizioni dei posti disponibili. Abbiamo avuto oltre 300 iscrizioni su 220 posti disponibili e per la prima volta chi desiderava studiare alla Sapienza, con un piccolo orgoglio, è andato a Roma. Ma abbiamo tantissimi studenti che vengono dall'estero. Noi abbiamo oltre 10 accordi Erasmus con tutte le principali capitali d'Europa, da Francia, Londra, Praga, Varsavia, Siviglia, e questo permette anche ai nostri studenti di fare un'esperienza all'estero. E su questo io spendo una parola perché è importantissimo che i nostri studenti siano cittadini del mondo. Possono studiare a Latina, studiare con orgoglio a Latina, ma andare poi nel mondo a fermarsi. Se devo dire, io ho un piccolo contributo l'ho dato nel cambio dell'atteggiamento, non più una periferia, ma il centro di un'idea dove si potesse studiare bene, con degli ottimi docenti, giovani, molto vicino ai nostri studenti. Questa è la cosa bella, la cosa che mi piace. Poi abbiamo fatto tantissimo, abbiamo aperto la nostra offerta, abbiamo ampliato la nostra offerta. È partito un corso su Europrogettazione, che la prima edizione ha visto 65 iscritti per aggredire i fondi europei. È partito, domani c'è la prima lezione sull'antiriciclaggio, il primo corso in Italia promosso da un'università con il rilascio dei crediti per formare degli operatori su una tematica molto delicata e ringrazio il Comando Generale della Guardia di Finanza per
tutto, e anche il colonnello Eccia di Latina, che ci ha creduto, che ha creduto in me, mi ha accompagnato, e noi abbiamo... Un tema che non nasce a caso, no, non nasce a caso, è un tema che vede Latina, come dire, molto, molto al centro. Esposta. È un po' esposta. E riuscire a portare avanti questo corso, questo seme, metterlo a Latina, con studenti che domani mattina verranno da Milano, Torino, Catania, Reggio Calabria, Ascoli Piceno, Salerno, se mi consente, un piccolo momento anche di orgoglio. In questo anche il rettore Claudio, il preside Giuseppe Ciccarone mi sono vicini, mi aiutano in un discorso organizzativo non facile, perché non sono solo studenti, ma sono anche manager che vengono qui a formarsi. Vengono a formarsi a Latina, è una piccola nicchia, ma vengono, imparano anche a conoscere Latina. Beh, questo è un motivo d'orgoglio per lei sicuramente, certo. Perché questo vuol dire, come dicevo all'inizio, che ci sono gli ingredienti giusti. Ma il successo, come dicevo, è quello che lei ha aperto, ha spalancato le porte di questa università, di questa facoltà, mettendo a disposizione aule convegno, dibattiti, incontri, lei di dibattiti, di convegni, di workshop ne fa tanti, proprio perché vuole far avvicinare la città al mondo universitario, gli studenti ai cittadini di Latina, per trasferire queste culture che molto spesso non si incontrano. Questo è verissimo. Io quando sono diventato il presidente, indegnamente, ho visto una facoltà che era un po', per usare un eufemismo, vuota, deserta. Allora mi sono detto, che cosa posso fare? Apro, faccio, se ho del sapere, lo devo far uscire fuori. Ho chiesto a tutti di aiutarmi e devo dire che la città ha risposto in una maniera splendida. Questo anche perché bisogna dire che la città ha dei semi puri, buoni, ottimi, mi verrebbe da dire anche eccellenti. Non ho incontrato particolari difficoltà, è stato più facile quello che lei chiede. Ho fatto convenzione con l'ordine dei commercialisti, con l'ordine degli avvocati, con la Camera Penale di Latina, con il Comune di Latina, il Comune di Gaeta, con delle imprese, ma solamente aprendo l'università e dicendo venite a parlare, avete qualcosa da dire, venite a raccontarlo ai miei studenti, venite a dirlo. Io questo ho cercato di dire, ho cercato di porre la facoltà al centro del dibattito culturale di una città. Mi sarebbe piaciuto dire di una provincia, di una regione, di un paese. E ecco il corso sull'antiriciclaggio, siamo al centro del dibattito nazionale sul riciclaggio, dove? A Latina. Non è facile, però l'abbiamo fatto con grande fatica, ma l'abbiamo fatto riportare al centro del dibattito culturale. Se io sono l'università e dovrei, uso il condizionale perché non ho questa certezza, fare cultura, io questa cultura la devo aprire a tutti, devo accogliere tutti. E questa è la casa degli studenti e della città. Entriamo in queste trasmissioni che noi facciamo, non parliamo e non vogliamo parlare di politica, però in qualche maniera un po' la dobbiamo sfiorare perché ci interessa e ci riguarda. L'università è sempre stata gestita, o meglio gestita, ha avuto sempre i contributi, se non solo di natura economica, dalla provincia, dalla regione, dalla Camera di Commercio, dai comuni e quant'altro. Quanto questa città veramente può estendersi e aumentare l'offerta formativa universitaria oltre alle facoltà che già attualmente esistono? Dunque, ampliare l'offerta formativa anche alle altre università non è un discorso molto facile, anche perché siamo passati da una fase di eccessiva proliferazione di sedi universitarie. Cito un dato reale, la facoltà, la Sapienza, l'Ateneo e la facoltà di economia aveva una sede in ogni provincia, Rieti, Viterbo, Pomezia, Latina, sono chiuse tutte. Tutte sono state chiuse, l'unica è rimasta Latina. Per rimanere bisogna fare una didattica e una ricerca di qualità. Oramai lo studente è più sveglio
di noi. Lo studente è la famiglia, le famiglie sono più sveglie. Fare un percorso universitario costa sacrifici, costa denaro. Quindi io voglio andare dove mi danno un servizio, dove mi danno biblioteche aperte, dove mi danno un laboratorio di calcolo, dove mi danno un laboratorio linguistico. Qui c'è il wifi libero. Qui c'è il wifi libero, basta mettere il proprio nome e cognome della password e si entra. Ci sono servizi, certo, c'è un campus bellissimo, ma non è ancora attrezzato. In modo provocatorio, adesso io ho detto ai miei ragazzi, organizziamo una partita a calcetto qui dentro per far dire che abbiamo voglia, per smuovere le coscienze. Ecco, c'è un futuro se riusciamo anche a fare dei bravi professori che sono del nostro territorio, che decidono di investire, persone che selezionano ragazzi, studenti meritevoli da fare PhD, da mandare a studiare all'estero, che ritornano qui. Il mio sogno, io qualche tempo fa ho scritto un sogno reale, io sogno che da Latina posso diventare cittadino del mondo e tornare a far crescere e a crescere io stesso a Latina. Questo è il discorso. Poi se io voglio studiare, posso studiare molto meglio a Latina che non a Roma piena di distrazioni. Lei mi presta, mi dà l'opportunità per capire insieme a lei perché nei dibattiti televisivi, sui giornali, ormai anche un po' tutti, si amplifica il concetto stiamo facendo allontanare le eccellenze dal nostro paese per andare all'estero. Ma è veramente così preoccupante questa cosa? Ma non è un vanto per il nostro paese aver formato delle eccellenze e farle diventare cittadini, professionisti, uomini di cultura del mondo, a disposizione del mondo? Dunque, la domanda si presta a due tipi di analisi, a due tipi di risposta. Da un punto di vista, come dice giustamente lei, io formo dei ragazzi bravi, l'università in genere, il sistema universitario italiano, molto bravi, che poi si affermano nel mondo. Io ho un amico che lavora per Google ad Amsterdam, sta lavorando al nuovo algoritmo, ma penso un po' a quello che era tutta la storia della nostra università, anche della Sapienza. Penso a Via Panisperma, i fisici, quello che era. Penso alla grande scuola di economia, che era la nostra facoltà di economia, da Fanfani a tanti altri che si sono formati, da Padoan, da Draghi, che si sono formati in un'università pubblica, in un'università pubblica di qualità. Allora, da questo punto di vista, sì. Però è anche vero che io dovrei poter scegliere, come succede casualmente, di potermi affermare a Norimberga, a New York, oppure in un'altra città del mondo, come di potermi affermare a Latina, a Roma, a Milano. Il problema è che quando il saldo incomincia ad essere negativo, cioè formo delle persone, investo, pago e queste persone per realizzarsi vanno fuori e nessuno viene qui, allora il saldo è negativo, allora ci stiamo impoverendo. Questo è la questione. Dovremmo avere un saldo positivo, attrarre uno studente cinese, uno indiano, uno americano, qualcuno che viene a studiare, un professore che viene ad insegnare qua. Qualcuno ne abbiamo, stiamo cercando di stimolare questa apertura, fare questo. Allora il territorio diventa un territorio che è nella nostra vocazione. Noi non ci dobbiamo dimenticare che Latina è una città multietnica. Lo siamo sempre stati. Questo ex 82 è una città multietnica. Certo, ci vogliono anche le regole. Vengo per studiare, lavorare in pace, rispettando le leggi, i regolamenti e tutto il resto. Ma questo non spetta a me, è una questione di ordine pubblico, sono altre questioni. Però ecco, questo, se lei vuole una sintesi, il saldo deve essere più o meno temporalmente positivo. Se il saldo è negativo, ci stiamo impoverendo. Anche io forse fra qualche anno sarei costretto ad emigrare. Però io ho fatto anche le mie esperienze, 5 anni di insegnamento a Buenos Aires, sono stato lecture a Norimberga, conto di fare altre esperienze e di raccontarle ai miei studenti.
Questo sicuramente le fa un grande onore. Ma come me tanti altri colleghi, guardate che c'è una parte di colleghi splendidi, non bisogna anche sapere, ci sono tanti altri colleghi che insegnano, che vanno fuori, che portano avanti a fatica. Ci sono tanti altri colleghi che lo fanno anche molto meno, ma questo ognuno è rimesso alla propria coscienza. Ancora due piccole domande. Prego. La prima è a proposito della scuola buona, quindi oggi in futuro i professori verranno premiati a secondo della loro meritocrazia, di quanto si impegneranno nei confronti del loro lavoro e quant'altro. Come giudica questo tipo di atteggiamento che questo governo sta avendo nei confronti Ma io del corpo docente? lo giudico buono. Noi non abbiamo una grande tradizione al confronto, alla performance. Questo bisogna dirlo. E anche la classe universitaria, la classe di professori non ha mai amato essere valutata, perché anche per una questione proprio di autoreferenzialità sono io che valuto gli altri, perché gli altri devono valutare me. Invece la giudico molto positivamente. Certo, c'è qualche distorsione. Mi dovrebbero anche giudicare sulla base di quanti studenti io riesco a far lavorare, non solo da quanti studenti riesco a far laureare in corso, perché io potrei far lavorare uno studente in corso e questo studente non è proprio splendido e io vengo penalizzato se questo studente non si laurea in corso. Magari faccio uno studente che si laurea un anno dopo, ma è robusto nella formazione e viene preso nell'azienda. In principio io la vedo una cosa splendida, ottima, che tutti i miei colleghi devono assolutamente, come dire, confrontarsi. Impresa e università. Quanto questo progetto si potrà portare a termine? Quanto un'impresa veramente potrebbe investire in un'università, ma non per entrare nel collegio accademico, nelle decisioni curriculari dei programmi, ma soprattutto per, come dire, attingere a questi studenti meritevoli o quant'altro, cioè voglio dire, se vale la meritocrazia, è giusto pure che uno studente che sia più bravo di un altro abbia la possibilità, una strada spianata migliore rispetto a un altro. Allora, noi dobbiamo, e questo stiamo anche facendo molto con Roma, noi abbiamo un sistema Jobs All, ma abbiamo anche all'interno proprio dell'Ateneo, con il preside, con tanti altri colleghi della parte amministrativa che sono splendide. Io devo dire che la parte amministrativa di Latina e anche alcuni colleghi dalla Facoltà di Economia abbiamo un rapporto informale molto basato e stiamo facendo molto, cioè permettere ai nostri studenti il placement, andare nelle imprese. Ma per una facoltà di economia è imprescindibile il rapporto tra l'impresa e l'università. Anzi, sono io che ho, io Non lo come. lasciamo fare soltanto alla Bocconi o No, assolutamente, ma noi lo alla facciamo. Luis. Assolutamente, guardate che noi lo stiamo già facendo, noi per quello che è possibile ci stiamo impegnando mandando i ragazzi, facendo le convenzioni, mandando a fare gli stage fuori con Confindustria, con la Camera di Commercio, con chiunque ne abbia buona volontà. Devo dire che alcune imprese sono molto attente, altre un po' meno a parole, cioè nel convegno mi dicono: professore, non si preoccupi, tutti gli stagisti che vuole glieli prendiamo. Passato il convegno, alzo il telefono e dico: ma veramente avrei due Irreperibile, stagisti? Ma irreperibile. non abbiamo tempo, non ci sono fuori. Quindi qualche volta questo è ancora un matrimonio che dobbiamo spingere a fare, ma non Affinare. affinare, ma non è certo una cosa della Bocconi, anzi è un obbligo nostro. E poi noi siamo economia, cioè noi abbiamo solo obblighi nei confronti della realtà delle imprese. Non abbiamo, come dire, altre cose, ma siamo solo degli obblighi. Certo. Ultima domanda. Lei ha la maglia da capitano o la maglia da coach? Io ho la maglia da coach, mi piace molto quella da coach. Io faccio, vorrei fare il coach, voglio fare l'allenatore dei miei studenti. Non sono assolutamente un capitano, anche perché non credo che ci siano capitani. E se posso concludere con una frase del mio maestro, con cui ho lavorato, ho avuto due maestri, uno è la professoressa Amoroso e uno è il professor Gorinelli.
che mi hanno insegnato che non ci può essere comando senza responsabilità. Ecco, questa è la cosa. Ma sicuramente la mia maglia è quella del coach, del tifoso. Bocca al lupo. Crepi il lupo.